Benvenuti amici, è stata una giornata di enorme sofferenza per noi tifosi con tutte queste voci che si sono rincorse su allenatori, non allenatori, con delle prospettive addirittura che domani a dirigere l'allenamento ci sia o ci fosse o ci sarà, non lo so, non lo sappiamo. Addirittura l'allenatore della primavera Falcini. Si è parlato a lungo in questa giornata di Roberto Mancini che pare abbia manifestato delle richieste molto significative, molto onerose, sia in termini di ingaggio che di durata del contratto, che anche di giocatori molti che lui vorrebbe a gennaio per cambiare una squadra che sicuramente ha dei grossi problemi. E poi si è parlato di Montella che De Rossi si è praticamente autocandidato dicendo che lui è disposto anche a tornare, non è vero che ha detto che non tornerà più, eccetera, eccetera. Nella serata si è parlato anche di Maurizio Sarri, che attraverso il suo agente ha fatto sapere che lui, anche se ha allenato la Lazio, è dispostissimo anche a allenare la Roma perché lui fa un discorso. Come allenatore guarda, cioè ragiona come un professionista, non fa una questione, cioè dice io non sono di Roma, sono toscano, quindi chi mi chiama lo valuto sulla base del progetto che mi viene proposto. E poi in serata la notizia più importante che mi manda finalmente a letto un po' più sereno perché io onestamente oggi veramente per me è stata una giornata sotto questo punto di vista mi ha messo a dura prova perché vedere tutta questa confusione per individuare un allenatore non me l'avrei mai aspettato. Poi con voci che vogliono Ryan Friedkin su un italiano mentre Dan Friedkin più per un tecnico estero, un tecnico straniero. C'è stato questo fantomatico incontro con Edin Terzic, ex Borussia Dortmund, cioè chi smentisce che dice che c'è stato. Ma la cosa importante è che Sky Sport questa sera ha detto che Claudio Ranieri è in volo per Londra per andare nella sede operativa dei Friedkin a parlare, a discutere. Non va certamente a Londra per prendersi un caffè. Ecco, io penso che il nome che io da tempo ho individuato e indicato nel mio piccolo, ma non è che ci volesse molto, come l'uomo che in questo momento può aggiustare, può fare quello che lui sa fare, aggiustare. Lui è un grande aggiustatore di casini, un uomo testaccino, romano-romanista, che ha giocato nella Roma, che ha allenato la Roma, di grande esperienza anche internazionale, perché è una delle grandi lacune di Ivan Juric, al di là del fatto che purtroppo ci ha deluso sotto molti punti di vista, anche tattici, tecnici. Però una delle sue grandi lacune certamente era quella che lui si è presentato a Roma senza avere mai allenato una squadra in Europa, all'esordio proprio europeo, se non sbaglio. Quindi diciamo che la sua inesperienza in ambito europeo si è notata. Ranieri è un allenatore che ha allenato ovunque, oltre a vincere quella storica Premier League con il Leicester, che sicuramente resterà la sua grande impresa. Ranieri sarà sempre l'uomo dell'impresa impossibile in Premier League. Può vincere qualsiasi cosa, ma vincere uno scudetto in Premier League con una squadra del genere è una cosa veramente che succede una volta ogni 100 anni. Quindi lui conosce perfettamente l'ambiente, conosce i giornalisti, sa tutto della Roma e di Roma. Avrà del tempo, anche tra l'altro, per preparare questa partita, anche se sapete ci sono 11 giocatori della Roma che sono andati in nazionale, per le partite di Nation League e altro. Quindi chiaramente questo rappresenta un problema, perché in vista della partita contro il Napoli, che si gioca il 24, certamente
il lavoro che Ranieri può fare a livello di provare schemi, eccetera, è abbastanza complicato, ma io sono convinto che lui nella sua testa già sa il modulo e su quali giocatori bisogna puntare. Io ritengo che, vista la gravità della situazione, non si possa prescindere perlomeno dal provare a far giocare Mats Hummels, che per me è il cardine del nuovo corso, di questa nuova strada che deve percorrere la Roma sotto la guida, mi auguro, non è ancora ufficiale, ma non penso che Ranieri sia andato a Londra così a farsi due chiacchiere. Io mi auguro che sia lui, perché è il nome che io ho sempre indicato. Per me i nomi erano tre: Ranieri, Allegri e Mancini. Per me questi erano i tre nomi. In un momento del genere, così difficile, un allenatore straniero non ha tempo di impostare un lavoro, anche per i motivi di cui vi parlavo prima. Cioè, tu prendi Terzic, ce lo metti a Trigoria, questo non c'ha i titolari, non ce l'ha, c'ha 11 giocatori nazionali, che lavoro fa? Come si presenta a Napoli? Non ha neanche il tempo di spiegare la sua filosofia calcistica. Ranieri sa tutto di questi giocatori e segue la Roma, continua tutte le partite, si vede, eccetera, quindi anche lui è tifoso proprio della Roma, quindi lui sa perfettamente vita, morte e miracoli, pregi e difetti di questa squadra. Una squadra che ha bisogno di essere cambiata nella disposizione, nella scelta dei giocatori, c'è un po' di gente da mettere in panchina, bisogna prendere da parte Lorenzo Pellegrini e fargli un certo tipo di discorso, di dire: hai avuto una bellissima carriera, hai guadagnato anche una barca dei soldi, hai avuto un po' tutto dalla vita, c'hai pure tre figli, una bella famiglia, sarai il capitano, sarai ricordato come il capitano che ha alzato la Conference League, la prima Coppa UEFA della storia della Roma, ci sarà sempre la tua foto del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini a Tirana che solleva la Conference League, ma che vuoi di più della vita? In fin dei conti, sei un buon giocatore. Non sei certamente una stella del calcio, no? Quest'anno te va anche un po' tutto storto, obiettivamente è così. Te fai un bel periodo di panchina e rifletti un po', cerchi di rimetterti a posto fisicamente. Quando sei al top della condizione psicofisico-atletica, è stato anche varie volte contestato dai tifosi, sapete, Pellegrini, ne riparliamo. Questo va fatto. Cristante è un giocatore che è stanco, è usurato, è stato sfruttato, stressato, consumato, anche lui deve fare un periodo di riposo. Celik, no comment. Zaleski, idem. Sono giocatori che hanno un problema anche psicologico, emotivo, come vogliamo chiamare, si sentono inadeguati e a volte non rischiano la giocata perché hanno paura di fare una figuraccia. Per esempio, noi vediamo che a volte Celik potrebbe tirare in porta, ma non è buono e la mette in mezzo dove va. Purtroppo è successo diverse volte ormai. Poi Celik, io per esempio, una cosa che mi sono sempre dimenticato di dire, vi voglio far riflettere su una cosa. Quando lui accompagna l'azione, a Celik non bisogna dargli la palla sul piede, perché lui, se stoppa la palla, se la stoppa, non c'ha l'uno contro uno facile. Quindi lui stoppa la palla, si trova uno davanti e non riesce a superarlo. Quindi io queste cose pure mi danno da pensare anche sulle capacità dello stesso di Juric di preparare le partite. A lui va data la palla sulla corsa, per dargli la possibilità sulla corsa, se si trova in vantaggio sull'avversario, di subito metterla in mezzo, che non sa crossare, però se tu gliela fai mettere in mezzo, diciamo quasi rasoterra, per cercare Dobic, lui anticipa, se gliela dai sulla corsa, l'avversario, e di prima te la mette in mezzo. Non è un dettaglio di poco conto. Questo non sa crossare, non ha scatto nell'uno contro uno, gli dai la palla sempre sul piede. Sono queste le cose che io non ho capito della gestione di Juric. Quindi, Celik, Zaleski, Cristante e Pellegrini in panchina. No, si possono fare benissimo 20 minuti, eh? 20 minuti si possono fare sempre se la partita lo consiglia. Perché? Perché entrando contro una squadra avversaria stanca,
magari anche in difficoltà dal punto di vista del risultato, che è costretta ad attaccare a testa bassa per cercare di pareggiare, eccetera, loro risultano più, meglio di quello che sono in realtà. E quando devono fare 90 minuti che esce fuori, che casca proprio l'asino, come si dice, no? Che si vedono proprio i limiti. Quindi questi sono giocatori che vanno gestiti. A gennaio c'è un grande lavoro da fare, un lavoro deve essere certosino e intelligente, bisogna liberarsi di alcuni giocatori e prenderne altri. Io personalmente continuo a tenere in enorme considerazione Mazzummel, anche se non ha mai giocato, praticamente ha giocato solo a Firenze qualche minuto, ma lo tengo in enorme considerazione. Sono convinto che anche i suoi compagni lo tengano in grande considerazione, come ha avuto occasione lo stesso Gianluca Mancini di segnalare nei giorni scorsi. Ma io ho anche un'ottima considerazione di Mario Hermoso, che abbiamo visto che è un po' un torpedo, un po' ridato di condizione, ma il giocatore è un giocatore che ha una sua carriera di rilievo. E io penso che recuperare Hermoso non sia impossibile, e che lui ci possa anche dare una mano. Cioè, io credo che nella mia testa Hummels e Hermoso sono due titolari. Ecco, io questo, devono stare bene fisicamente. Io mi mandate in campo Hummels e Hummels non si regge in piedi, alzo le mani, ma sinceramente non credo che questo, sono 2 mesi che si allena, non è in grado di andare in campo, eh. Hermoso l'abbiamo visto in ritardo, però lui ha una struttura fisica diversa e deve lavorare, ma nella mia testa questi due giocatori sono due titolari. Abbiamo un grande portiere che in questo periodo anche lui è andato un po' nel pallone, perché è stato un po' travolto da questa sfiga cosmica che si è abbattuta sulla Roma, che ogni tiro deviato all'incrocio dei pali, un palo a partita, eccetera, eccetera. Disavventure di tutti i tipi. La sua uscita sbagliata, no? Con l'Unione Saint-Gilloise, e il manifesto di questo momento fortunato, perché questo è un portiere molto forte, che fa una sciocchezza del genere, perché chiaramente ha messo un piede male, evidentemente, no? E in questo campo di patate, che era il campo dell'Unione Saint-Gilloise. Quindi un po' per quello, un po' perché comunque il momento negativo ti travolge anche a livello psicologico, al punto che la Roma è ricorsa addirittura a un mental coach, cioè praticamente a uno psicologo che cerca di fare un certo tipo di lavoro sui giocatori per tenerli, diciamo, dentro il progetto, perché la classifica è veramente deprimente. Quindi abbiamo un grande portiere, abbiamo questi giocatori di sicuro affidamento, di sicura esperienza, come Hummels, Hermoso. Abbiamo Mancini, che anche lui va rilanciato un po', ma è un giocatore su cui puntare. Abbiamo Dybala, abbiamo Koné, che si è inserito secondo me in un modo molto interessante in questa squadra. Abbiamo Dobic, che comunque i suoi gol li stava facendo nelle ultime partite, ha avuto un calo, ma che anche perché ci ha avuto questo problema a ginocchio. Abbiamo El Shaarawy, che anche contro il Bologna ha dimostrato di essere sempre un giocatore importante, che tra l'altro in carriera ha segnato in Serie A, se mi ricordo bene, con questi 2 gol arrivava a 71 gol, che per un giocatore nel suo ruolo sono tanti, non sono pochi per niente. Abbiamo visto che, come io ho sempre detto, se vedete il secondo gol che segna a Bologna, è un giocatore che può giocare anche a destra, El Shaarawy, eh. È una leggenda metropolitana che lui sa tirare solo sul secondo palo da sinistra col destro, col tiro a giro. Lui ve l'ha dimostrato contro il Bologna. Lui è un giocatore che può giocare, ha sempre, quasi sempre giocato a sinistra, ma può tranquillamente giocare anche a destra, essendo anche di piede destro. Quindi lo ha dimostrato ampiamente contro il Milan nei quarti di finale lo scorso anno, quando ha marcato molto bene Rafa Leao, no? In modo, una mossa che fu decisiva, quella di De Rossi, di mettere El Shaarawy su Leao. Quindi i giocatori su cui puntare forte ci sono. Bisogna tagliare i rami secchi, bisogna fare un discorso onesto, che Ranieri può fare, prendere questi quattro, i quattro dell'Ave Maria che vi ho citato, e parlare con grande franchezza.
Siete in un momento della vostra carriera negativo, non siete in condizione di andare in campo, siete anche in confusione, dovete rimettervi in sesto a livello fisico, quando sarete pronti sarete chiamati. Mi sembra un discorso così tranquillo. Poi Ranieri è uno che all'età che ha, non è che i famosi senatori della Roma possono tanto mettersi a sindacare. Ranieri ha 73 anni. E con tutto quello che ha fatto nella carriera non si fa a mettere i piedi in testa da Cristante e Pellegrini, eh? Io ve lo dico subito. Quindi io, se arrivasse la NIA, aspettiamo l'ufficialità, sono molto contento, sarei molto contento. Perché con Ranieri noi, tra l'altro, noi andiamo a Napoli e facciamo anche una partita molto dignitosa, perché lui è consapevole della difficoltà di questa partita e saprebbe se arriverà, ma io, ripeto, non penso che Ranieri a 73 anni via l'aereo a Londra per piazza in caffè, eh? Col suo agente poi tra l'altro è andato, risulta da Sky Sport. La notizia è stata data anche da Radio Maramana Sport, ma soprattutto da Sky Sport, è andato con il suo agente in aereo, quindi se non è andato a firmare è andato a discutere seriamente, ma per come vanno queste cose, uno prima fa dei sondaggi e poi ci si muove, eh? Non è che uno va là già con un'idea, insomma, ecco. Mi auguro che tutto vada un porto. Ranieri, vedete che a 73 anni non si fa sfuggire l'occasione di allenare la Roma per l'ultima volta, perché non ce ne saranno altre. Come avevo ipotizzato oggi, io gli parlerei di portare questa squadra a fine stagione e poi di mettersi a fare, se vuole, il direttore tecnico dall'anno successivo per il periodo che ritiene. Questo deve fare Ranieri. Io penso che ci siano tutte le condizioni, i presupposti perché domani si possa finalmente annunciare il nuovo allenatore che sarà Claudio Ranieri. Però con questi americani siamo ormai stati tranquilli perché ne abbiamo visti ormai di tutti i colori, quindi anche per motivi di scaramanzia chiudiamo questa giornata pesantissima perché veramente passati, vedere questi nomi come se fosse il casting di un film, no? Con tutti gli vari allenatori che si fanno avanti, che si candidano, Montella, De Rossi, Mancini, Terzic, e poi dopo è arrivato, uscito fuori Sarri, ognuno diceva la sua, insomma. Quindi per me, se domani annunciano Ranieri, è veramente un sollievo proprio per il mio stomaco perché è diventata una situazione frustrante, proprio molto frustrante. Mi auguro che si possa voltare pagina decisamente e vediamo a questo punto, in questi giorni, dopo questi giorni di lavoro, cioè ancora tanto tempo, da qua al 24. Che cosa succede, quali sono i giocatori su cui si vuole puntare. Io personalmente ho un'idea, cioè per me i giocatori sono, io in difesa, i giocatori che tengo in considerazione sono Mancini, Hummels, Hermoso, Ndicka, questi sono per me, perché Angelino abbiamo visto che non sa difendere. Quindi sugli esterni, diciamo che noi abbiamo Shaarawy, Angelino, Schelemaker, questi sono i giocatori che dobbiamo usare sugli esterni. Koné va benissimo, li metteremo vicino in base alle partite, Pisilli, Lefè, questi giocatori qui, poi ci sarà anche la partita che giocherà Cristante, perché per tanti motivi, anche per squalifico o altro. Con Svilà tra i pali, secondo me questa è una squadra che molto dignitosa in questa zona del campo. Davanti abbiamo il signor Dybala, abbiamo Dobic, quindi con Shaarawy, quindi scende diciamo da una fascia e Angelino dall'altra che può crossare. Questa è la squadra, ragazzi. Poi manca una casella che sarà l'allenatore a capire se bisogna puntare su Baldanzi, se bisogna cercare di recuperare Sulè. Io, per come vedo le cose, per me l'attacco della Roma è Dybala a destra, Dobic e Shaarawy a sinistra. Ve l'ho già detto nei giorni scorsi. Io lo vedo così l'attacco della Roma. Però,
Anche perché per quello che mi serve Pellegrini dietro la prima punta non mi serve a niente. Adesso però c'è il pericolo che Shaarawy magari debba giocare anche a destra, quindi bisogna capire un po' come si. Però secondo me si può arrivare a questa soluzione qui. Quindi inseriamo giocatori nuovi a costo di provare Abdoulhamid, Sangaré, Dal. Usiamoli questi giocatori anche 20 minuti a parte, vediamoli, facciamo sui giornali non ha preso manco la sufficienza. Io non l'ho visto sinceramente male, considerando che è un giovane che è appena arrivato, è all'esordio, un momento difficilissimo della stagione, della partita. Per me non è andato male, cioè nel senso è un giocatore che 20 minuti se li può fare, non è una pippa, non è uno stoppa pallone. Capite cosa voglio dire? Questi giocatori che comunque sono arrivati, tu non puoi umiliarli e perderli per strada perché non li fai giocare mai, no? Qualche quarto d'ora glielo devi far fare, no? Quindi lui, Ranieri, secondo me è un uomo che è in grado di valutare perfettamente i vari Dall, Abdoulhamid e cazzi vari e capire capire se possono giocare. Quanto possono giocare, come possono giocare. Io immagino per esempio che Abdoulhamid sia un giocatore da quel pochissimo che ho visto in campo, che ci può anche servire se abbiamo un po' di pazienza, però va coperto molto bene perché lui nelle fasi di ripiegamento, cioè si vede proprio che non è abituato a certi movimenti e aveva questa tendenza, quando l'ho visto io, a rientrare, poi a un certo punto si ferma e guarda i compagni di scuola sperando che prendano la palla e gliela diano. Invece bisogna accorciare di più per fare sempre densità e chiudere tutte le linee di passaggio e tutte fermi si aprono delle voragini, ma ci si può arrivare, ci si può lavorare, quindi va coperto un po' Abdoulhamid e vediamo cosa succede. Adesso aspettiamo domani per avere l'ufficialità, ma per me sarebbe una grandissima sorpresa che Ranieri stasera fosse andato a Londra per niente col suo agente in aereo a parlare per poi non trovare la quadra, perché poi è un uomo di grandissima esperienza che non credo che avrà molte difficoltà a trovare un accordo con i Fricchi. Rimandiamo tutto a domani e auguriamoci finalmente di aver trovato il nuovo allenatore della Roma.